Alexander? Sì? Hai un momento, per favore? Certo. Di che si tratta? Di Robert. Ah, sì, Robert. Secondo me commette un grave errore ad andarsene. Non puoi cercare di fargli cambiare idea? Sai com'è Robert, nessuno può convincerlo. Perché? Ci hai già provato? Sì, ho già parlato con lui. E sono dell'opinione che sia meglio lasciar perdere piuttosto che trattenere qualcuno che non ha nessuna voglia di restare. Se per caso stai pensando a te e a Katarina, guarda che è tutta un'altra cosa. Ah, sì, tu dici, davvero. Katarina voleva andarsene, Robert vuole andarsene. Lascia che vadano. Devo andare anch'io adesso, scusa. Alexander! Insomma, perché siete tutti così vigliacchi? Oggi ho paura di entrare in cucina. Per la prima volta Robert non c'è, non riesco a pensare di lavorare senza di lui. Quanto a me e ad Alexander, non ci intendiamo più, non può continuare così. Dobbiamo assolutamente riavvicinarci. Laura! Mio Dio, quanta roba porti, traslochi. Ah, che spiritosa, dammi una mano invece di parlare. Ma ecco, c'era proprio bisogno di comprare tutte queste cose. Beh, mi auguro sul serio che tu torni a casa prima che tutta questa roba vada male. È vero, scusami se sto ancora da Christian. Sta tranquilla, te lo concedo. Veramente? Mm? Certo. Voglio cercare di convincere quel tizio del supermercato a fare le consegne a domicilio. Sei incredibile. È carino almeno. Ah, è veramente sexy per avere 60 anni. Dovrei passare più tempo con te. Riesci sempre a mettermi di buon umore. Ero un po' depressa ieri, è stata una brutta giornata. Perché? Che è successo? Ma come, non lo sai? Robert abbandona il Fürstenhof, per sempre. Non ci credo. Ma cos'hai, impazzito per caso? Non so proprio che dirti. Capisco che per lui sia brutto vedere il padre con un'altra donna subito dopo la morte di Charlotte, ma... Lui ti ha detto così? Le ha voluto talmente bene, sai... Ma per piacere, il motivo non è questo. Per chi? Tu sai qualcosa? Certo che so qualcosa. Robert, a quanto sembra, è innamorato di Miriam von Heidenberg, ma il problema è che lei è sulla sedia a rotelle, capisci? A me non ha raccontato niente. E da quando parla dei suoi sentimenti? Li reprime piuttosto. Eh sì. Succedendo qui? A casa abbiamo soltanto un po' di pane e qui c'è tutta questa roba. Ecco, ti ho preparato una sorpresa. È tutto per te. Veramente? Per me? E come mai? Beh, sono dovuto uscire presto e non ho voluto svegliarti. Mi fa piacere condividere i croissant con te così come il letto. Prego, dai, siediti. Sei molto carino, però non posso. Non è così difficile, basta semplicemente piegare le ginocchia e poi sedersi. Non ho tempo, devo andare a parlare con Robert. E fare colazione con me è meno importante. Ascolta. Tania mi ha detto che Robert vuole lasciare il Fürstenhof perché sta soffrendo per amore. Se è veramente così, devo fare qualcosa per aiutarlo. E per alleviare le pene d'amore d'un Salfeld preferisci trascurare me, a quanto pare, no? È una cosa importante. Robert è mio fratello. Quindi alla precedenza. Che c'è? Sei geloso? No, solo non capisco perché ti lasci così coinvolgere quando si tratta dei Salfeld. Scusami, ma è la mia famiglia. Questa bella famiglia ti ha aiutata qualche volta? Naturalmente. Veramente io non mi ricordo. Devo ringraziarli per parecchie cose e ora scusa, devo andare. Stupidaggine quello che ti ha detto Tania. Sei proprio sicuro? Perché sai, lei il più delle volte ha un buon intuito per le questioni di cuore. Forse non lo vuoi ammettere. Senti, adesso. Senti, lasciamo perdere le interpretazioni, ok? Sono chiacchiere e basta. Me ne vado per cominciare una nuova vita. Lontano da Barbara, lontano da mio padre e lontano da tutti i ricordi di mia madre.
Ok, allora di questa Miriam non ti importa niente. Miriam von Heidenberg è quella fissata con le piante e con i cavalli. Per quanto mi riguarda, può andarsene al diavolo. Tutto chiaro. Tutto chiaro cosa? Senti, Robert, credo di conoscerti abbastanza. E vista la tua reazione, capisco perché Tania la pensi in quel modo. Ma allora che parlo a fare con te? Tanto qualunque cosa dica, tu non mi vuoi credere. Me ne vado perché me ne voglio andare e basta. Ok, fai pure, ma ti avverto di una cosa. Se si tratta di vero amore, allora puoi andare fino in capo al mondo. Tanto poi ti riporterai indietro. So quel che dico. Ti sbagli se mi paragoni ad Alexander. Tra te e lui sì c'era qualcosa, ma tra me e Miriam non c'è niente e non ci sarà mai niente. Robert è testardo come un mulo. Si farebbe ammazzare piuttosto di ammettere di essere innamorato di Miriam. Sa solo arrabbiarsi e mettersi a gridare, ha proprio preso da Werner. Alexander è così diverso. Eppure sono fratelli. Anch'io sono completamente diversa da loro. Comunque, apparteniamo tutti e tre alla stessa famiglia. È incredibile. Christian ha ragione, forse non dovrei più lasciarmi coinvolgere dai problemi dei miei fratelli. Ah, sei tu. Pensavo che fossi il nuovo cuoco. Ne avete già uno? No, ma ci serve urgentemente. Quindi significa che la tua missione con Robert non è andata a buon fine? No, è fallita. Con me non ha voluto confidarsi. Mi dispiace per te. Anche a me dispiace. E poi non so come faremo io e Hildegard a sbrigarcela da sole. Ma a lui non importa. Quando Robert Salfeld decide una cosa, tutti quanti devono adeguarsi. A lui non interessa niente. Ma che cosa è successo? Sai, hai perfettamente ragione. Non devo più pensare ai miei fratelli. Ora basta.